Ciao a tutti, buonasera, nuova puntata di Onda Ludica, podcast di Gamesurf.it che, come ormai sapete, è il canale videogiochi di Tiscali.it. Mi raccomando, seguiteci, andate sui nostri social, mettete mi piace, spunta, tutto quello che volete, insomma. Spolliciate. Spolliciate, sì, non so, si può dire spolliciate, Luca? Sì, sì, si può dire, allora, approvato. Ragazzi, spolliciate. Ok, io come al solito sono Fabio, con me della redazione di redazione di GameStop ci sono Luca. Ciao Luca. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Simone, ci sei anche tu? Da Roma, no, ci siamo persi Simone da Roma Nord. E questa sera abbiamo qualche problemino, anche Frank è in arrivo, ma mi spiace per chi non c'è in questo momento, il pezzo forte della serata è... sicuramente molti di voi già lo conoscono, il buon Alberto Belli, conosciuto anche come Eldacar. Ciao Alberto. Ciao, ciao. Perché abbiamo disturbato Alberto questa sera? Beh, se voi seguite un po' il mondo dei videogiochi e vi piace l'ambiente giochi di ruolo, sicuramente sapete che il buon Alberto in questo periodo è assai impegnato per quanto riguarda lo sviluppo da parte dei Gamera di Alalot, uno dei videogiochi più attesi in questo periodo, appunto, per chi ama il GDR. E mi sembrerebbe quasi stupido dire videogioco italiano, perché è un videogioco e si presenta in maniera estremamente interessante da ogni punto di vista. Alberto, com'è questo ultimo periodo di sviluppo? Sei vivo? Sì, più o meno. più o meno che più, in realtà, ma... com'è? È come il primo periodo, il periodo nel mezzo e tutti gli altri periodi, è un po' un casino, però ormai diciamo stiamo a buon punto, quindi insomma, speriamo di andare al ritmo a cui stiamo andando adesso fino alla release, che è stata un po' travagliata, ma insomma, visto quello che è successo nel mondo nel 2020... È già un miracolo, dici? Beh, diciamo che noi con la sfiga abbiamo iniziato un po' prima, il 2020 ha messo il resto, però per fortuna abbiamo un po' di backup a vari livelli e quindi insomma sì, siamo ancora in piedi, anzi in realtà durante la pandemia siamo cresciuti, abbiamo preso nuova gente, ci sono tante cose belle in ballo, però ecco, sì, difficile sicuramente, quindi non è che cambia poi molto tra come adesso e come era prima, è che c'è tanto lavoro fatto, quindi bene, insomma. Alberto, non mi ricordo, ma non mi pare che ci sia una release date ufficiale. Allora, la release date era in realtà la fine di quest'anno, poi All-in che il nostro publisher ha deciso di spostare al 2021 per tutto quello che è successo durante l'anno, ed è una cosa che in realtà avevo già un po' spiegato in giro, perché poi tante persone si fermano al discorso, sì, il gioco è stato posticipato perché ritardi sullo sviluppo, questo, quell'altro. In realtà il gioco è stato posticipato perché, come dicevamo, il 2020 è un casino, è stato un casino. All-in comunque è un publisher nuovo, è un publisher molto, molto lanciato, molto aggressivo, perché comunque è una società polacca quotata in borsa, che ha speso tanti soldi per costruire il portfolio, e in questo portfolio ovviamente c'è anche Alalot, e la cosa che avevamo cercato di spiegare, che hanno cercato di spiegare anche loro, che non è solo un discorso di release così come viene, perché comunque per prodotti di un certo tipo, comunque Alalot non è un AAA, ma neanche un gioco diciamo piccolino, non è un gioco a basso budget, ecco, basso budget rispetto ad altri, ma comunque è un gioco abbastanza impegnativo anche da maneggiare, al di là di quello che è lo sviluppo, comunque sono saltati tutti i discorsi di marketing, sono saltate tutte le cose che erano in piano per il 2020, quindi banalmente noi avevamo lo stand a tutte le fiere dell'anno, questa cosa non... sì, sono state fatte online, ma non è proprio la stessa cosa, ci sono dei discorsi retail in ballo col gioco che ovviamente non sono più fattibili quest'anno, quindi ci siamo messi seduti e abbiamo deciso di posticipare all'anno prossimo. Non c'è ancora una data ufficiale perché dobbiamo ancora annunciare un po' di cosine importanti
che arriveranno, che sono in sviluppo, quindi questo è il motivo per cui non c'è ancora la data, arriverà non troppo tardi, inizio l'anno prossimo, comunicheremo così. Ok, guarda, io ti dico il mio punto di vista, perché appena ho visto i primi screenshot del gioco, la mia attenzione l'avete presa subito, perché da giocatore, diciamo, un po' anzianotto, devo dire che vedere questa visuale, questo feeling, mi ha subito fatto pensare a dei giochi che, se penso a quante volte te li avranno citati in interviste o quant'altro, penso che avrei anche la nausea di sentirli nominare, però... Assolutamente, per quanto mi riguarda, attenzione al massimo, perché insomma, se già mi fai una presentazione dello schermo di gioco così, con la visuale isometrica in tre quarti e fantasy, io già impazzisco. Quello che ti volevo chiedere è come pensate di inserirvi nel pubblico, diciamo, un po' più giovane, che magari non è molto avvezzo a questa tipologia di giochi. Ma guarda, in realtà ci inseriamo perché poi Avalot non è un gioco di ruolo classico, ed è più qualcosa che sta tra il gioco di ruolo classico e gli action moderni, quindi è qualcosa che sta tra i due generi, e dipende veramente da quello che ti piace, quindi a livello di target, in teoria siamo abbastanza coperti, nel senso prendiamo sia quelli un po' più anziani che quelli un po' più giovani, perché è veramente a seconda di come tu giochi il gioco. Poi ci sono tutta una serie di sistemi di cui ancora non abbiamo parlato, che sono piuttosto particolari, ma comunque il concetto è che se tu vuoi giocare il gioco come un RPG classico, quest da fare, cose da scoprire e da leggere, ne hai quante ne vuoi. Se tu vuoi giocare il gioco come un action, puoi farlo tranquillamente, non dico skippando tutto, però insomma sta a te, quindi è un gioco che può durare, non so, 7, 8, 10 ore se giochi in un modo, e 80 se giochi in un altro, quindi è veramente dipende dalla persona a cui finisce in mano. Anche perché ho visto un po' di foto della mappa di gioco, o almeno quello che si è visto finora, sembra veramente importante, imponente quantomeno. Beh, comunque sì, alla fine è un open world, puoi andare dove vuoi, quando vuoi, sono quattro regni, ogni regno ha sette città, sette fighting area, quindi posti dove vuoi andare a combattere, punti di interesse, ci sono delle cose che si sbloccano strada facendo, quindi sì, insomma, il mondo è parecchio importante, ci sono 3000 e passa anni di storia e di eventi da raccontare. Sì, insomma, di cose da farci ne sono parecchie. Alberto, dalla chat ci chiedono: albero delle abilità è endgame? Sì. Allora, parto dall'endgame perché sempre per i più anziani, una delle reference è Moonstone, che magari qualcuno si ricorda dai tempi dell'Amiga. Quindi di base tu vesti i panni di un guerriero che è stato summonato dal regnante del suo regno, quindi sono quattro razze, quattro regni, e hai il compito di base di cercare quattro pezzi di un artefatto che servono per entrare nell'endgame. Una volta che arrivi all'endgame, quello che devi fare, che sta al centro della mappa, è sostanzialmente arrivare ad Alaloth e impedire che esca dal quinto regno, che è questo, diciamo, questo limbo che sta in mezzo alla mappa, per distruggere tutto. Qual era la tua domanda? Scusa che mi sono dimenticato. L'albero dell'abilità. Allora, abilità, ci sono tre vie differenti. Quindi una volta che... Diciamo che il sistema di livellamento è una delle cose un po' particolari che abbiamo, perché non livelli con i punti esperienza, ma livelli pulendo, quindi liberando queste aree dove si combatte. E quando praticamente livelli puoi scegliere tra tre vie differenti, che sono Way of Gods, Way of Arms,
e Way of Nature. Ognuna di queste vie ha tre professioni differenti al suo interno, ognuna di queste professioni ha quattro skill tra cui scegliere, quindi diciamo sono, combinando già così, sono circa 50.000 combinazioni, roba del genere. Quindi poi tu di base vesti i panni di un, come dicevo, di un guerriero, quindi armatura, combattimento melee, però gli puoi appiccicare queste skill combinandole, pescando da chierico, pescando da, che so, da super tank, pescando da necromante, pescando da tutto quello che ti pare. Quindi combinazioni sono abbastanza varie. Comunque diciamo il focus resta sempre sul combattimento. Ognuna di queste skill ha i suoi cooldown. Diciamo che l'approccio che volevamo avere era un po' strategico, quindi non esiste il button mashing, non esistono ondate di nemici alla Diablo dove spingi i bottoni a caso, non capisci quello che fai, eccetera, eccetera. È un altro tipo di approccio completamente. Infatti, sempre dalla chat dicono che ricorda tanto Sacred. Beh, sì, è uno dei. In realtà non è una reference diretta, ma insomma, sì, c'ha delle cose di tutti i GDR più importanti, perché insomma le abbiamo visti tutti, le abbiamo giocati tutti, però è pieno di, diciamo, di tributi a cose un po' più vecchie, quindi anni 80, D&D, Signore degli Anelli, queste cose qua, Rollmaster, però insomma tutti i vecchi, i vari Baldur's Gate, Icewind Dale, Sacred, eccetera, eccetera, insomma sono cose che abbiamo guardato, abbiamo visto, quindi sì, qualcosa c'è, anche se Sacred diciamo non è una delle reference principali, però sì, insomma, ha qualcosa a che vedere proprio con niente. Con ciao a quel tutti, mondo. Eccomi qua, sono tornato. Ciao Francesco. Anch'io. Sono stato intrappolato nei dungeon anch'io, e se ce l'ho fatta uscire a sconfiggere l'orco cattivo. Di Discord. Esatto. L'orco Discord. Piacere Alberto, innanzitutto. Ciao, ciao. Piacere. Ciao. Ascolta Alberto, volevo un attimo lasciare la parola a Simone, perché Simone è colui che per noi ha giocato e ha recensito almeno parzialmente Baldur's Gate 3. Come per dire, cazzo, lo sapevo che me l'avrebbero, lo sapevo che me la chiedeva questa. No, ma in realtà non sono vere e proprie domande, sicuramente si ricollega a quello che diceva in qualche modo anche Fabio prima, no? E a prescindere dal discorso del pubblico che ti trovi davanti, comunque c'è un discorso di gioco di ruolo che poi io, grazie ai video, sto notando. Insomma, mi sembra che, a prescindere dalla grafica in isometrica, abbiate puntato di più su una questione di libertà, cioè uscire fuori dallo stilema della classe o anche della razza, se vogliamo, e puntare di più su una completa personalizzazione dell'alter ego che andiamo a usare, perché vedendo pure l'approccio mi pare molto libero anche proprio solo come gameplay, no? Beh sì, comunque non è che esistono i buoni o i cattivi o la razza più forte e meno forte, tu puoi fare, l'idea comunque è che per vedere tutto tu debba in ogni caso fare almeno 4 run con le 4 razze differenti, perché poi quando tu giochi una razza giochi contro le altre razze in ogni caso, quindi tu sei, se scegli, non so, l'umano, tu sei il campione umano, hai il compito di trovare questi artefatti, parti ovviamente dalla capitale del regno umano, ma allo stesso tempo parte un orco, un elfo, un nano che fanno le loro cose, quindi se fanno prima entrano loro in endgame, perché in endgame ce ne va solo uno, quindi devi anche regolarti su quello che fanno loro, cioè c'è un clock in game, che lo scorrere del tempo è importante, perché in base al calendario succedono cose, capitano cose, più passa il tempo più Alot si arrabbia, quindi cambia il mondo, cambia quello che spona in giro, è un po' particolare, sono cose abbastanza... Quindi non c'è un vero e proprio discorso di allineamento, nel senso tu segui un po' quello che è il background del popolo, della razza. Tu scegli l'allineamento come personaggio, dall'allineamento dipendono tutta una serie di cose, per esempio tipo i companion che puoi arruolare per fare il gruppo, e un po' di altre cose, perché comunque il mondo è responsivo, nel senso con il passare del tempo cambia quello che ti succede intorno, perché ripeto, Alot diventa
diventa più forte, quindi il mondo, diciamo, reagisce al fatto che prima magari trovi solo i briganti e dopo sei mesi di calendario di gioco spawnano delle robe. Sì, perché in teoria aumenta il potere di Alaloth, capito male. Esatto. Che poi la storia, ma c'era quel video che avevate pubblicato, beh, ormai parecchio tempo fa, ma aveva troppo dato di Melkor come, come tipologia di personaggio, traditore che esce fuori. Sì, da è una guerra tra dei, e lui è esatto. Diciamo un semidio un po' bastardo che è parecchio, infatti. Che tradisce tutti, amici e nemici, però alla fine del giro si trova intrappolato dentro questo limbo e non riesce a uscire, e quindi sta cercando di uscire. E da lì parte, diciamo, la storia, cioè la storia, come dicevo, sono circa 3.000 anni quelli che abbiamo scritto, ed è una cosa che non vediamo l'ora di far vedere, perché è obiettivamente tanto bella. E, però, diciamo, inizia tutto con la tempesta, che è quando Alaloth arriva nel quinto regno, che è la città in mezzo, che è l'endgame, e resta intrappolato e non riesce a uscire, quindi da lì inizia ad arrabbiarsi e inizia a cercare di uscire. 150 anni dopo circa bisogna cercare di tenerlo dentro. Beh, no, mazza, è sicuramente come ti dicevo, è sicuramente particolare, ma come sto vedendo è anche particolare, e a questo punto sarà, penso, molto più divertente anche decidere come gestire inventario o come gestire anche quelle che sono le abilità del personaggio. Se mi dici che io posso accedere a un ramo di abilità così variegato, no? Che non mi chiude dentro uno stilema unico, chiaramente questo credo che vada a, in qualche modo anche a influenzare quello. Beh, considerate anche che l'inventario è anche un'altra feature, che detta così è incomprensibile, ma tutto è basato sul peso. Sì, ma pesantemente basato sul peso, nel senso, tu non hai un inventario infinito, ma hai un inventario a peso, e quello che vogliamo fare è che tu non possa portarti dietro 20 armi, 30 armature, quindi dicevo prima che c'è una parte... C'è una, esatto, sì, che poi quando si parla di draghi e di demoni fa ridere, però... Sì, certo, però no, ho capito... Relativamente al combattimento è questo, quindi non esiste, noi abbiamo il dodge ma non c'è la capriola, perché con la plate non fai la capriola. Certo. E, il peso è interessante perché ti obbliga a pianificare cose, perché quando tu entri... Prima di andare a pulire una determinata area vieni briefato su cosa c'è dentro l'area... E quindi l'idea è che se tu sai che stai andando a combattere contro qualcosa che è molto resistente al freddo e vai con una spada magica, che ne so, ice, qualcosa, certo, sei stupido e quindi devi morire. Di contro, se parti con un'arma sola e non puoi cambiarla, t'attacchi, e per cambiarla devi fare bene i conti, perché essendo tutto weight based, la scelta che tu devi fare prima di lasciare la città è: mi porto 10 pozioni o una spada in più, oppure mi porto un'arma a due mani, un'arma a una mano, un scudo o un cambio d'armatura. Quindi questo è un po' allora come ti funziona. Ti faccio un'altra domanda. Poi una volta che sei dentro, non puoi più. Quindi in caso pandemia, la difficoltà. Quindi o esci che hai vinto o esci che sei morto. E non hai accesso all'inventario durante la fighting area, quindi quello che ti sei portato è quello che puoi usare. Non puoi. Beh, no, è interessante scelta, perché sotto questo punto di vista, ecco, vabbè, usando le reference che, come diceva prima, di vabbè, a parte Sacred, ma Baldur's Gate o qual dir si voglia, se c'è una cosa che uno fa spessissimo durante l'esplorazione di un dungeon è proprio stare a smanettare dentro l'inventario, che ho trovato, che non ho trovato, che uso, che non uso. Quindi è un lo gestisci tipo a discorso di ricompensa finale, cioè una volta pulito. Sì, alla fine di ogni area c'è una cassa con il loot. Se sei fortunato, trovi l'artefatto che spona in ogni run in posi differenti. Se no, trovi solamente un bottino, e il bottino non te lo porti via tutto, perché anche quello è discorso, cioè cosa prendo, cosa non prendo, perché il peso è limitato. E le missioni sono ripetibili oppure c'è un'unica strada? Nelle fighting area non sono ripetibili, poi ci sono le quest che le fai in altro modo. Le fighting area sono un discorso completamente a parte, praticamente.
Eh beh, no, è interessante perché pure quello allora mette quel pizzico di strategia dentro il gioco che richiede comunque, non puoi scendere diciamo a testa bassa e fare il button smashing che dicevi prima quando magari no, quello no, è vietato assolutamente. Perché così certo. No, però ammazza, è interessante. Tutto questo profilo del gameplay non l'avevo colto. Ma in realtà abbiamo fatto vedere anche poche cose finora, perché comunque la genesi un po' di tutto il progetto è stata piuttosto travagliata dalle sfide che dicevamo, quindi comunque l'anno scorso abbiamo avuto un momento un po', diciamo, un momento piuttosto brutto prima di firmare con All-In, per cui non dico se fosse un attimo arenato, però stavamo cercando di capire come andare avanti su una serie di questioni, perché noi nel 2018 praticamente avevamo trovato un accordo con una realtà che non si può dire, e poi il contratto praticamente che era fatto è stato droppato e siamo rimasti un po'... non tanto per il fatto che è stato droppato il contratto, ma per il fatto che nei sei mesi per cui abbiamo lavorato avevamo smesso di parlare con tutti gli altri che erano interessati al gioco, quindi siamo rimasti un attimo così, è successa tutta un'altra serie di sfighe, poi alla fine abbiamo risolto, quindi quando è arrivata All-In abbiamo ripreso in mano il discorso seriamente, ho nuove risorse, nuove, insomma, un modo di pianificare in maniera un po' diversa, poi è arrivata la pandemia, quindi l'ha colpito un po' tutti, poi è arrivata la guerra civile in Bielorussia dove abbiamo tre programmatori e vabbè, insomma, ce ne sono successe, massa, diciamo che... ce ne sono successe svariate, quindi però insomma abbiamo comunque iniziato a far vedere il gioco pubblicamente di base all'inizio del 2019, l'abbiamo portato a fiere in giro, abbiamo vinto tanti premi, quindi avevamo iniziato a farlo vedere in una certa maniera perché comunque l'idea era seguire un piano che era stato fatto con, diciamo, quell'entità con cui poi non si è concluso niente, improvvisamente hanno droppato tutto quello che avevamo fatto, il contratto, ed è, diciamo, un'entità abbastanza grande tale per cui non è che gli puoi dire, diciamo che non ci puoi litigare, ecco, diciamola così. E quindi abbiamo ripreso con All-In, e con All-In abbiamo fatto un piano molto strutturato che è stato ovviamente seccato dalla pandemia, però adesso lo riprendiamo in mano, quindi diciamo che gli update da fine anno inizieranno in maniera importante, ci sarà tanto da vedere, da giocare anche. Vogliamo un attimino ricordare le piattaforme su cui... Allora, al momento Xbox One, PlayStation 4, Switch e PC. E anno nuovo vita nuova, penso che diremo qualcos'altro, sì. Manca il Game Boy Color praticamente, sì, è qualcosa di altro, ma forse arriviamo anche lì. Stadia adesso vediamo, vediamo. Ti sei un po' tradito, ti sei... Cos'è Stadia, scusa? Poi te lo spiego, è un discorso per grandi. Ascolta Alberto, io mi ricordo che a un certo punto dello sviluppo, comunque anche e soprattutto della vostra comunicazione, avete annunciato la collaborazione con un grande personaggio, insomma, che fa parte proprio del mondo degli RPG, che è Chris Avellone. Yes. Ecco, io ti volevo chiedere, prima che poi insomma finisse in una shitstorm infinita. Beh, quella è un'altra delle cose che ci sono capitate. Esatto. Esatto. Ripeto, abbiamo iniziato nel 2019 col drop di questo contratto. Quell'estate del 2019 è successa purtroppo una tragedia, perché uno dei fondatori di Gamera ha avuto un incidente, quindi è mancato e niente, è stato un brutto momento, poi All-In, abbiamo rifatto i piani, pandemia, e è successa una cosa molto importante, perché noi a giugno siamo stati al PC Gaming Show, insomma, diciamo che se ci fosse stato l'E3 saremmo stati probabilmente on stage comunque durante la conferenza PC dell'E3, e non è proprio, diciamo, una vetrina dove finiscono tutti quanti. Il problema era che insieme al PC Gaming Show arrivava tutta l'estate di copertura, di servizi, di annunci, ed era tutto legato, o comunque buona parte di queste cose erano legate a Chris.
e quello che è successo ovviamente ci ha fatto saltare tutto quanto. Poi adesso magari mi fai la domanda perché non era quella che non era quella che volevi fare. No, io di Chris non posso parlare. No. Era un discorso più generale, cioè nel senso, come avete fatto a coinvolgere un personaggio così importante all'interno del vostro progetto? Che, cioè, a parte la quintalata di soldi, che cos'è che l'ha convinto a unirsi al progetto? Gliel'abbiamo fatto vedere. Abbiamo fatto vedere il prototipo. Eravamo in Croazia e niente, siamo andati a cena, abbiamo fatto vedere la cosa. Gli è interessato e è saltato a bordo. Niente di complicatissimo. Tutto qua. Abbiamo fatto vedere il prototipo. Gli è piaciuto e poi insomma la cosa si è trasformata in una collaborazione. Ma lui ha capito che doveva lavorare con te? Sì, ha capito. Okay. E quindi poi si è trasformata in una collaborazione. Poi la collaborazione è finita quando è finita un po' con tutti gli altri, perché poi ripeto, noi abbiamo un publisher che comunque gestisce queste cose, noi siamo comunque molto sensibili al tema. Quello che posso dire è che comunque lui con noi è stato sempre super professionale, ha fatto quello per cui insomma era stato reclutato, ha smesso di lavorare con noi comunque nel 2019, quindi diciamo che eravamo in contatto perché comunque poteva magari scappare l'intervista o le domande, perché insomma il nome è quello che è, basta, tutto qua. Però diciamo la posizione nostra dopo quello che è successo è quella di All-In, quindi abbiamo preso atto di quello che è successo, prendiamo l'argomento molto seriamente. Chris con noi ha smesso di lavorare l'anno scorso e basta. Okay. Questo. Va bene. Io avevo una domanda, anche se posso intromettermi. Ma tu chi sei? Sono così, mi hanno imbucato qui dentro, fare una domanda, infatti volevo sapere chi siete, ecco, questa era la domanda. Allora, l'importante è che siamo in meno di 6. Se siamo meno di 6 possiamo restare. È vero. Attualmente siamo 5, quindi dai, fai pure sta domanda. Ci siamo. Poi mi dileguo. Volevo chiederti una cosa, Alberto, più che altro sulla una domanda sulla grafica / visuale, cioè nel senso che una delle caratteristiche un po' dei GDR a stampo classico, tradizionale, proprio questa visuale isometrica, questa visuale dall'alto. Questa scelta, volevo chiederti come è stata fatta e cosa ne pensi in generale proprio di questa tipologia di approccio grafico ai giochi di ruolo, appunto isometrici, cioè che cosa rappresentano anche per te e cosa rappresenta per te un po' questo tipo di visuale, ecco. Beh, io diciamo che sono abbastanza appassionato di giochi di ruolo, quindi boh. Cioè, gli isometrici, cioè se arrivare a Baldur's Gate, ripeto, Icewind Dale, quelli là sono i miei giochi preferiti, quindi sono contento che per una volta dopo tanti anni riesco a fare incidentalmente un prodotto che mi piace, su cui lavoro, perché mi è capitato di lavorare su tante cose che non mi piacevano, insomma, diciamo che quello fa parte del gioco. Relativamente alla scelta della visuale, è una bella storia che si può dire solo parzialmente, perché tanto per cambiare è una storia che ci ha creato problemi, nel senso, comunque quando noi abbiamo prototipato Alaloth era 3D. Il punto è che abbiamo avuto a che fare con un personaggio che ci ha creato tutta una serie di problemi che non vi sto a dire, che aveva in capo la prima mandata di asset, e noi abbiamo avuto modo di controllare questi asset solamente dopo averlo costretto a mandarceli tramite un avvocato, giri brutti, e abbiamo realizzato che il lavoro che era stato fatto era inservibile, perché tutti gli ambienti 3D che noi avevamo visto solamente in video, i nostri ambienti 3D che avevamo visto solamente in video e in video andavano bene, in realtà a livello tecnico erano fatti male, quindi c'era un polycount esagerato per ogni area che non avrebbe girato probabilmente neanche in PowerPoint su una console. E quindi se c'è una cosa che sappiamo fare noi molto bene è tirare fuori i fiori da dove abitualmente non trovi i fiori, dal fango. Dal fango.
il suggeritore quindi, dietro. Quindi abbiamo detto, come facciamo a non buttare tutti questi mesi e questi soldi che abbiamo lanciato a questo personaggio e allo stesso tempo a tirare fuori qualcosa di figo? Ed è venuto fuori l'idea del pre-rendered. E, vabbè, isometrico, era già isometrico, quindi in realtà è la cosa del pre-rendered che è venuta fuori. Ovviamente abbiamo dovuto rilavorare tutti questi artwork, questi asset, perché anche se il 3D c'era, non è che lo passi esattamente in pre-rendered. Così, alla fine poi sì, praticamente tutta la roba della prima mandata è stata buttata in ogni caso, però quello è stato il momento in cui, per salvare capre e cavoli all'epoca, abbiamo deciso di passare al pre-render. L'isometrico c'era già, perché se fosse stato comunque in 3D sarebbe stato isometrico in ogni caso. Ok. E comunque è una visuale molto, molto amata, molto apprezzata anche adesso. Io ricordo Disco Elysium, per esempio, che è stato uno dei giochi più, diciamo, tra virgolette indie, in realtà però più di successo degli ultimi anni, ed è effettivamente anche quello ha un'impostazione che, seppur diciamo classica, tra virgolette, a livello grafico, cioè a livello proprio di visuale, in realtà è ancora molto gettonata, evidentemente, cioè nel senso che non è... Beh, guarda, noi abbiamo fatto una scelta anche perché comunque... In questo modo, al di là dei problemi che abbiamo avuto per questa cosa che vi ho raccontato, diciamo che il peso di alcune questioni tecniche si sposta più sul lato art che sul resto. E se c'è una cosa che posso dire oggi, non posso ancora parlare del gioco, ci sono tante cose che vanno sistemate, vanno iterate, che non funzionano, che non mi piacciono, ma dal punto di vista visual è veramente una figata. Cioè, era una figata già qualche tempo fa, e adesso, ripeto, che abbiamo comunque allargato il team, abbiamo delle risorse differenti, abbiamo tutta una serie di anche di strumenti che prima non avevamo, e comunque persone molto brave che prima non avevamo, e da vedere veramente tanta roba. Questo posso già dirlo oggettivamente, perché sono contento. Il resto ancora non sono contento, ma dal punto di vista visual ogni giorno si aggiunge un pezzetto e migliora, anche perché adesso siamo in quel momento in cui il gioco cambia, almeno dal punto di vista delle visual, cambia una volta a settimana, perché mettiamo dentro nuove cose, quindi ogni volta che metti dentro un effettino in più, un prop in più, una cosa in più, è bello. Quindi è molto molto figo, in effetti. Ma considerate che quello che si è visto è, secondo me, è tipo la metà figo di quello che è adesso. No. Quindi sono abbastanza soddisfatto. Bene, quindi promette decisamente bene. Ascolta Alberto, un gioco di ruolo così, insomma, complesso e sfaccettato come, insomma, ce lo stai raccontando, com'è portarlo su una console dove c'è un sistema comunque di controllo magari un po' probabilmente meno adatto rispetto a PC per un gioco di questo tipo? Beh, in realtà comunque abbiamo pensato dall'inizio con i comandi sul pad, quindi se la domanda è quella, è abbastanza easy, perché è stato pensato per andare su console, perché comunque noi lavoriamo principalmente su console. Okay. E poi per il resto ci sono tutta una serie di questioni tecniche che però, ripeto, se c'hai le console in mente le metti a piano all'inizio. Il problema dell'andare su console è quando su console ci arrivi, non quando parti da console. Quindi ci sono dei problemi con i porting che sono specifici di ogni console, ma Switch sarà un po', diciamo, problematico, perché poi c'è il discorso dei font, della lettura, però insomma è un gioco che è nato per essere su console e su PC, quindi abbastanza pianificato il momento in cui si fanno cose complesse su console, ecco. Ok. Oh, avrei ancora una domandina da videogiocatore molto anziano. Per quanto riguarda righe di testo, dialoghi e quant'altro, cosa ci dobbiamo aspettare dal gioco? Guarda, il word count adesso credo sia 300.000 parole, quindi non tantissime, diciamo, non è Torment, ma non sono neanche 4 parole. Quindi ecco, ci possiamo aspettare tra l'altro una traduzione completa in italiano, mi immagino, giusto? Questo non te lo so dire ancora, perché è un discorso di publishing, a me piacerebbe molto metterselo, perché anche se
pare che sia, per esempio, che lo sviluppatore cattivo snobba l'italiano, non è che non sdobbiamo l'italiano, ma è un discorso business, quindi molto semplicemente le localizzazioni le paga il publisher e il publisher decide qual è il mercato, qual è il mercato in cui va localizzato, in cui va localizzato il gioco. Quello che posso dire è che noi al day one usciremo con 7 lingue, se poi ci sarà pure l'italiano meglio mi sento, ma non è ancora, non siamo ancora, la localizzazione arriva credo inizio anno nuovo. Ok, capito. Ci ritorniamo, ci sarà del voice over sicuramente, non so ancora in che termini, ma ci sarà, quindi, insomma, contenuti a livello testi sono questi. Io incrocio le dita da videogiocatore pigro, incrocio le dita. Tutti chi era? Incrociamo le dita, dico io. Ah, sì, incrociamo le dita. Assolutamente. Con i piedi. Tutto quello che si può incrociare si incrocia. Alberto, tu Baldur's Gate 3 l'hai giocato? No, perché i giochi di cui mi interesso faccio finta che non esistano fino a che non li scarico. Tra l'altro l'ho scaricato ma non mi gira, quindi ancora sul laptop non mi va, quindi me lo gioco in ufficio, ma in ufficio siamo ancora fuori, quindi cerco di mantenermi il più distaccato possibile da tutto. Quindi ho visto, non dico che ho visto le prime cose adesso, però ho visto molto poco, ho visto un po' di gameplay, ho visto i feedback, ho visto... Se posso dire, non mi ispirava tanto comunque. Cioè, aspetta, mi ispira molto, però la mia idea di Baldur's Gate è un'altra. Cioè, Baldur's Gate è quell'altro. Questo è Divinity con Reskin, che va benissimo, per carità di Dio. Però, diciamo, tanta roba, ma non così viscerale l'attesa come ce l'ho avuta per altri giochi un po' diversi. Insomma, mi toccherà giocarlo a un certo momento. Per forza. Sì. Ok, ragazzi, se avete altre domande. Io ho un'altra domanda che in realtà mi viene detta da un mio amico appassionatissimo di giochi di ruolo. C'hai i suggeritori, c'hai. Io ho il pubblico a casa, cioè proprio il pubblico a casa che mi segue. Fai bella figura, invece in realtà è qualcun altro che ti scrive le battute. No, ho questa domanda in realtà che ti avrei fatto sicuramente anch'io. Prima parlavi del discorso anche un po' dell'outsourcing e di delegare, diciamo, sia ovviamente risorse interne e risorse esterne del team, del lavoro. Volevo chiederti quali sono secondo te quei ruoli che possono essere dati in esterna, invece quelli che secondo te devono essere proprio parte fondamentale del core team, cioè devono essere invece risolti un po' più da vicino e un po' più strettamente, soprattutto per un'esperienza come la tua, anche di un gioco di ruolo di questo tipo. Allora, intanto diciamo che le cose sono un po' cambiate con il Covid. Prima parlavo dei programmatori a Minsk, ma noi non abbiamo outsourcer, nel senso quelli che stanno fuori sono comunque persone che lavorano con noi in orario d'ufficio e sono parte del team. Quindi li abbiamo presi semplicemente fuori, ma sono team di camera, quindi non sono outsourcer che hanno pezzi di gioco che consegnano, cioè lavorano con noi. Noi lavoriamo adesso in remoto, adesso noi abbiamo cambiato ufficio a febbraio, siamo entrati il 17 febbraio in quello nuovo e l'8 marzo siamo usciti con i nuovi assunti che erano arrivati il 5, e siamo ancora in remoto perché per tornare in ufficio c'è bisogno di tempo per riallineare tutto quello che abbiamo fatto fuori, e adesso non possiamo farlo perché abbiamo praticamente una milestone al mese e non riusciremo. Io inizialmente, cioè in tutte le mie vite precedenti e anche Gamera prima mandata, ho sempre voluto in casa solamente i programmatori e i producer, perché la programmazione è il task ad alto rischio, perché la programmazione poi, cioè quando metti insieme tutte le cose si spacca sempre tutto sistematicamente, e la programmazione è il task ad alto rischio. Noi abbiamo sempre lavorato con pezzi di team esterno relativamente all'art, al design. L'idea era quella lì, noi abbiamo lavorato di base anni per riuscire a un certo momento a portare tutti in ufficio, e questo momento è arrivato quando abbiamo firmato con Olin. Quindi quando abbiamo firmato con Olin noi abbiamo preso tutti quelli che lavoravano fuori e li abbiamo relocati, quelli italiani, e ovviamente è arrivata la pandemia e sono dovuto ritornare via. Però adesso dopo 6 mesi di lavoro in remoto
funziona la pipeline, quindi le mie paure relativamente anche ai programmatori e alla produzione sono un po' diminuite, fermo restando che dipende sempre dalla gente, perché abbiamo avuto comunque problemi, ma non sono mai stati problemi col programmatore o con l'artista, sono stati dei problemi di base con, cioè, con dei babbi di minchia che avrebbero avuto problemi anche in ufficio, perché... a prescindere. Esatto, a prescindere. Quindi adesso lavoriamo bene, e quello che faremo semplicemente, probabilmente torneremo in ufficio a gennaio, e chi vuole venire in ufficio viene in ufficio, chi resta in remoto, fermo restando che noi comunque abbiamo l'art director che è slovacco, abbiamo tre programmatori a Minsk, abbiamo un designer in Canada, niente, e ormai lavoriamo bene con loro e non c'è problema, quindi restiamo così. Adesso è tutto molto diverso rispetto a quando abbiamo iniziato avrei detto che programmatori e producer li volevo sempre in casa a portata di mano, adesso è differente, dipende sempre da chi hai, però non è solo quello, è che adesso pure abbiamo, ripeto, una pipeline che funziona, degli strumenti che funzionano, abbiamo fatto comunque sei mesi di lavoro così, adesso abbiamo le nostre routine che funzionano, che prima non c'erano, quindi adesso tenderei a dire che è quasi uguale, ecco, stare remoto o in ufficio, fermo restando che a me piace di più andare in ufficio perché poi preferisco avere la gente davanti, parlarci. In ogni caso da remoto ci sono sempre delle problematiche tecniche, perché un conto è vedere lo schermo di una persona, indicargli col dito questo, un conto è stare in remoto e fare una serie di meeting che, specie per un prodotto come il nostro, sono importanti, e ogni tanto si perde tempo e dici vabbè, magari in un giorno perdo un'ora, però se perdi un'ora al giorno per 5 giorni sono 5 ore, sono 20 ore al mese, alla fine sono 3 giorni di ritardo al mese, quasi su 10 mesi, fate per conto. Certo. Quindi questo è, poi purtroppo tutto si riduce all'ora uomo, non sviluppo, quindi tutto quello che salva tempo e risparmia tempo si cerca di farlo. Allora, adesso funziona anche il remoto, quindi la formula ibrida secondo me sarà quella che terremo anche dopo, perché sì. E io vorrei chiudere con una domanda un po' infame. Se ci dovessimo dare un appuntamento per riparlare del gioco, non so, magari per parlare del gioco, di come stanno andando le vendite, quando ce lo daresti? Guarda, non ho sentito niente, ho perso tutto, quindi non mi ripeto la domanda. Allora, stavo... ma se era un modo per dire... Fatti no, non ho sentito veramente, sentivo un robot che faceva... così. Allora, no, ma è lui. Sono okay. Io, è la mia voce. No, ti stavo dicendo, se ci volessimo dare un appuntamento per parlare di come stanno andando le vendite del gioco, quando ce lo potremmo dare? 2021, come la release del gioco. Vabbè, quindi proprio 2021, mese da definire. Però sappi che... Sono cose che non decidiamo noi, quindi... Sappi che ti costringeremo a ritornare qua per parlare della situazione del gioco, di come starà andando, magari dopo una bella recensione su GameStop. Sì, sì. Ovvio, ma dalla chat ci dicono Dace er gioco lo volemo, quindi Albe... Più io, credetemi, più io, che non ce la faccio veramente più a vederlo, voglio solamente mandarlo fuori. Va bene. Allora, noi ringraziamo Alberto... e un enorme in bocca al lupo a te e ai Gamera. Aspettiamo di vedervi appunto sulle nostre console e sul nostro personal computer, e che dire, seguiamo quello che succederà per Aralot sulle news su Mister.it, ma allora appunto noi aspettiamo di scoprire qualcosa di nuovo, anche perché ci stai dicendo che quello che abbiamo visto finora è il 50% di quello che potremmo goderci, quindi che dire, forse anche meno in realtà, no. Forse anche meno. Vabbè, fai salire l'hype, arma a doppio taglio, no, siamo molto attenti a questa cosa qua, anche perché tra le tante cose belle che ci capitano è che ci confondono con studi più grossi e giochi molto più grossi, no? Noi siamo comunque 15 persone,
siamo piccoli, non abbiamo le stesse risorse di fare i giochi a cui ci siamo ispirati, quindi fino a che ci confondono va molto bene, però diciamo piano, però insomma sì, da vedere c'è ancora tanta roba. Sì, non rischiare di fare lo show mare italiano, diciamo. No, beh, vabbè, voglio dire, sì, ma magari fosse metà di quello che ha fatto show mare. Adesso sì, è vero. Beh, anche all'epoca, cioè, nel senso, poi show mare, certo, sì, dormisse abbastanza sereno con 1 milione di copie in 3 giorni. Quindi... È vero. Basterebbe la metà serenamente, senza problemi. Battute a parte, ci ha fatto molto piacere questa chiacchierata, il nostro interesse comunque ovviamente è salito grazie di tutte le informazioni, ti aspettiamo al varco per l'uscita. Ci aspettano in tanti al varco. Ecco, la Roma non è una bella cosa quando dici assolutamente. Invece guarda, io ti dico la verità, ma penso anche ai miei compagni di viaggio. Informazioni interessanti che mi hanno onestamente dato ulteriori speranze su questo titolo. Spero anche per i nostri ascoltatori che sia stato così. E allora, ragazzi, salutiamo Alberto. Mettete un wishlist, mi raccomando. Da me c'è già, da me c'è già, sì, per Xbox. Io ti dico, per Xbox, ragazzi, scriveteci un po' per quale piattaforma potrebbe interessarvi il gioco, Alalot. E Alberto, noi ti auguriamo una buona serata e ti ringraziamo della compagnia. Grazie a voi. Ciao Alberto. Ciao. Ok, ragazzi, noi siamo sempre online, giusto Luca? Sì, sì, non abbiamo ancora staccato. A Fabio, ad aspettare. Aspettatemi al varco. Tu non hai idea del significato a Roma, t'aspettavo a Roma. Che vuol dire a Roma? Prova a immaginarlo, no? Quando tu dici, oh, t'aspetta al varco. Te legno, te meno. Ci sono due schiavi. Te meno. Guarda, mi soffio anche il naso alla faccia tua. Vai. Suona la tombetta. Certo che, ragazzi, comunque è un ritorno a certe tipologie di gioco, perché se ci pensiamo, da qualche mese sono arrivate le remastered su console dei vari Baldur's, Icewind Dale, Torment, è uscito un nuovo Torment sempre con questa tipologia in visuale isometrica, i Pillar of Eternity. Beh, però parli di giochi diversi, eh. Qui lui ti ha detto che comunque l'approccio del gameplay, almeno pure dai video, sembra quasi un action pure. Questo secondo sì, me. Sì, però se mi permetti, cioè, da una parte abbiamo il Torment, che era il top dell'interazione, del dialogo e del simile, dall'altra parte appunto avevamo gli Icewind Dale, che invece era molto più vai avanti e ammazza, ecco, quindi... Sì. Cioè, diciamo, io sto parlando proprio della tipologia di gioco, della visuale isometrica, questa grafica, che comunque è sempre un piacere da vedere, almeno per me. Luca, tu chissà quanti ne hai giocati di giochi di ruolo così, vero? Ma scherzi. Allora, iniziati tantissimi. Non vale il tutorial, Luca. No, che tutorial, era anche prima del tutorial. Proprio già alla realizzazione, ma adesso non scherzo, ma stavo seguendo gli streaming di Simone l'altro giorno, quando ha iniziato proprio Baldur's Gate 3, già alla realizzazione del personaggio ero lì che dicevo sì, ma taglia, perché lui era lì che controllava tipo, i poteri. Simone, mi spiace per te. Lo so. Ma io problema mio. Che certi generi non sono per tutti, eh. No, per niente. Sento un po' di ritorno, ragazzi. Dobbiamo aspettare i cosi, dobbiamo mettere un po' di LED. Ecco, se avessi messo i LED, Luca sarebbe stato di più in diretta. I LED, certo, ormai. Sì, le lucine. Ah, è vero. Ragazzi, sento il ritorno. C'è qualcuno che per una volta non è colpa mia, però io manco perché sono tutto spento, ho solo le cuffiette. Anche mia, io sto trattenendo il respiro dall'inizio della è in ipossia, Francesco. No, non si sente, non si sente il respiro. L'audio della diretta? No. Vabbè, dai, andiamo avanti. No. Allora, Fabio, direi che possiamo passare al prossimo argomento.
possiamo assolutamente passare al prossimo argomento. Mi spiace che tu stia avendo dei problemi con questo Discord, che invece secondo me è un programma che che migliora le interazioni, i rapporti con gli altri. Vabbè. Allora, ragazzi, io invece direi di cambiare totalmente tipologia di gioco, perché dico la verità, non mi ricordo, sta uscendo o è uscito il nuovo FIFA, ragazzi? Aiutatemi. Mi sa che è uscito. È uscito da poco, comunque. È uscito da poco, in giro non ho letto, dal punto di vista, non ho letto ancora recensioni, ho letto solo pareri dei giocatori, e molto spesso il parere del giocatore va preso per quello che è, a volte può essere anche, magari un po' troppo a caldo. E non ho letto pareri eccitatissimi, più che altro per il discorso che, come capita spesso a fine generazione, i giochi sportivi con le case di produzione che pensano già alla versione per le nuove console si rivelano un pochino, diciamo, semplicemente l'aggiornamento delle rose e poco altro, e così ha fatto anche PES. La differenza tra i due giochi è che da una parte FIFA si è lanciata sul mercato come al solito, PES ha scelto di lanciarsi sul mercato come aggiornamento a prezzo ridotto. Tu Luca hai già messo le mani su entrambi o? No, per il momento solo su PES. E invece i nostri due compagni, Simone e Fran? No, io non gioco giochi, non so nemmeno come è fatta la palla. Rotonda. Io mi accodo a Simone, c'è veramente proprio il del calcio zero totale, quindi avete beccato proprio ora, il team con cui parlare proprio in modo assoluto. Ma vedi, no, ma a parte tutto, ora non è tanto il discorso del calcio, perché lo stesso discorso si può fare il basket, certo, il football americano, hockey, che sono un po' quei giochi che ogni anno escono puntuali come l'herpes, diciamo, una volta all'anno l'herpes. Per te? No, per me mensile. Vabbè, non mi far dire. Comunque, parliamo di cose serie. Il ritorno viene da Luca. Ah, il ritorno viene da Luca. Guarda, ve ne potete accorgere, vi faccio una piccola lezione. Se aprite Discord noterete che intorno al vostro avatar, quel pallino con la vostra immagine, c'è un contorno verde quando parlate. Se notate quello di Luca, è sempre acceso quando parliamo noi. Quindi, wow, non dobbiamo imparare. Aspetta, facciamo una controprova. Provate a parlare. Parlo. Allora, chiamo Fabio. Vedi che si illumina Luca. Prova. Ciao. Ora meglio, vedi. Io non ho toccato nulla. Nulla. Sì. Sono 50 anni che uso Discord, porca miseria. Voi in una sera riuscite a creare una guerra nucleare. Guarda, allora, l'altro giorno Metropolitana, anche quello dietro di me, quando mi sono girato, mi ha detto: io non ho toccato nulla, ma aveva toccato, te lo posso assicurare. Quindi Luca è quel tipo di persona. Esatto, sì. Io non ho toccato nulla. Esatto. Hai capito i cantieri e Luca come si muove. Allora, comunque, cavolate a parte, come ci fa notare anche il buon Yato. Abbiamo da una parte abbiamo FIFA che lancia un gioco tra virgolette nuovo, prezzo pieno, che però di nuovo ha ben poco. Dall'altra parte abbiamo PES che lancia un DLC a 40 euro che quanto? Beh, 39. 40. Sì, 39 euro. 39, ragazzi. Infatti DLC, scusa. No, è il nuovo aggiornamento, cioè il DLC nel senso che hanno aggiornato le rose, purtroppo hanno aggiornato anche alcune piccole cose nel gameplay che secondo me hanno peggiorato il titolo, l'ho detto in recensione, e l'avessero lasciato come l'anno scorso, fosse stato soltanto un DLC con gli aggiornamenti delle rose secondo me sarebbe stato perfetto. Hanno voluto ritoccare alcune piccole cose del gameplay che a me non sono assolutamente piaciute, ma vabbè. E detto questo... Infatti la nostra, cioè la discussione si gira attorno proprio a questo concetto, nel senso che
quest'anno oltre, ecco, risento nuovamente il ritorno. Vabbè. Sei tu. E non posso avere un ritorno solo dal mio, però. Sei tu. Ma tu hai le cuffie, Luca. No, boh, ragazzi, vabbè, comunque, dicevo, adesso non lo sento più, secondo me qualcuno di voi, uno di questi giorni vi ammazzo, dicevo, è un discorso quasi etico, cioè nel senso che Konami ha fatto una scelta che protegge in un certo qual senso il giocatore, dice che ha preso coscienza del fatto che non riusciva a uscire con un titolo completamente nuovo, soprattutto nel motore grafico, entro quest'anno, soprattutto in vista della next gen, e quindi ha preferito fare una scelta che comunque, me voglio leggere le minchiate derbelli, vabbè. Povero Alberto, ma no, qua non si legge, qua si ascolta. Qui si ascolta. Mi piace Will. E dicevo, mentre invece FIFA si è assolutamente fregata della questione, è andata con fregata. No, fregata. Al contrario, infatti, poi tutti si stanno lamentando del fatto che il gioco è praticamente identico a FIFA 20, pregi e difetti compresi. Addirittura qualcuno dice, cioè, non si sono neanche scomodati a cambiare i menu di gioco, che sono praticamente identici. Quindi, insomma, è un po' così. Diciamo che ovviamente di etico, quando si tratta di vendere, c'è sempre poco da ogni parte. La differenza, secondo me, è il fatto che Konami ha alzato le mani e ha detto non ce la faccio, quest'anno sarà solo un aggiornamento di... No, però aspetta Fabio, invece qui è proprio una questione etica, perché alla fine ha alzato le mani e dice il gioco è identico, Sì, aggiorniamo. Le rose, FIFA ha detto il gioco è identico, pagato no, non l'ha detto, intero. Non l'ha detto. In qualche loro riunione interna ha detto il gioco è identico, ma anche sti cazzi. Il ragionamento secondo me è molto giusto quello che ha fatto Konami, perché alla fine il gioco di calcio, così come il gioco sportivo in generale, fa molta leva sui fan, cioè tantissima leva sui fan, che non sono soltanto videogiocatori, cioè sono fan a prescindere dello sport, cioè quindi in genere quando giochiamo un gioco come, non lo so, un Halo, un Uncharted, ci leghiamo al personaggio, ci leghiamo alle storie, ma in realtà il calcio poi esce fuori, o qualsiasi sport, dicevo, va al di fuori del videogioco, cioè quindi in realtà chi è appassionato di una squadra tende a seguirla a prescindere da PES o FIFA. Quindi il discorso, diciamo, del ragionamento di Konami secondo me è giusto ed è effettivamente etico, come credo diceva Fabio prima, perché alla effettivamente, diciamo, vabbè, a parte che c'è EA dall'altra parte, che sappiamo non è che sia che brilli proprio di eticità da tutti i pori, diciamo, in generale per delle scelte che ha fatto, soprattutto lato un po' anche insomma loot box e cose di questo tipo e microtransazioni negli ultimi anni, diciamo. Ma al di là di questo, il gioco sportivo secondo me merita di essere giocato in questo modo, tanto che è un pensiero che è un po' condiviso dai videogiocatori da tanto tempo, cioè perché acquistare un FIFA nuovo di zecca, un NBA dal dettaglio nuovo di zecca, quando basterebbe aggiornarlo semplicemente con nuovi contenuti, vendendo appunto questo DLC, che tra l'altro sul prezzo non lo reputo eccessivissimo, cioè sì, sono 40 euro, ma consideriamo che c'è un gioco completo, tra l'altro a detta di Sony e delle ultime novità sulla next gen, i prossimi giochi costeranno il doppio, cioè 80 euro, cioè quindi comunque la metà rispetto a un gioco tradizionale, sì. Diciamo. Poteva anche essere meno solo... però ma certo, aspetta, sì, solo per completezza, il gioco che si può giocare ovviamente senza avere il precedente PES base costa 35, cioè 34,99. Se si vuole la versione griffata Juventus, Barcellona, Arsenal, si paga 39. Ora quindi... ho un po' di ritorno anch'io. Vabbè, detto questo, come dice giustamente il ritorno altri... è come l'herpes, un po' a te, un po' a me, un po' agli altri, cioè. Sì, esatto, come dice Yap,
lo sto facendo prima Yappomo, poi Yappo, ora Yapp, troppo sarà Ya. Poi praticamente comunque Konami sta anche lavorando al cambio di engine, cioè sta passando dal Fox all'Unreal. Da una parte, come diceva giustamente Franz, questa tipologia di giochi appunto ti fa venire voglia di dire ma se ci fosse soltanto l'aggiornamento sarei contento, però ogni tot una bella rinfrescata, un po' di novità, magari ogni 2-3 anni non sarebbe, non è affatto male, ecco. Ma un'edizione ogni 2 anni secondo me sarebbe proprio perfetto, sarebbe perfetto. E sai, però, secondo me chi potrebbe pensarci tanto a questa cosa qua? Codemaster per Formula 1. Ma non lo so valutare, se devo essere onesto. Non lo so valutare, se devo essere onesto. Non so, i nostri compagni di viaggio, se... Ragazzi, voi sport, ma questo tipo di giochi potrebbero essere addirittura free to play, cioè un po' come lo è, credo, proprio PES. Cioè, per PES non sono proprio espertissimo, ma credo che sia. C'è una versione free to play, esatto. Esatto, perché si prestano proprio un sacco per essere così. Cioè, io mi immedesimo nel giocatore che acquista la sua rosa di giocatori o la sua squadra del cuore, magari esce anche il nuovo giocatore di turno, il nuovo calciatore di turno, il nuovo, insomma, giocatore di turno, compra il piccolo pezzettino di quel giocatore lì che vuole nella sua squadra e basta, cioè, e muore lì. Quindi diciamo, giochi a un gioco base gratuito, al massimo si compri l'asset base, ma ad un prezzo irrisorio, non voglio dire, ecco, in modalità battle royale, insomma, altre modalità che non c'entrerebbero forse niente con quello che è un po' le dinamiche normali dello sport, però una modalità secondo me free to play con cioè, in questo caso reputo che le microtransazioni siano effettivamente un valore aggiunto. Cioè, spesso vengono criticate, come dicevo anch'io prima sul discorso EA, per essere viste come il male. Invece in questo caso potrebbero essere veramente la soluzione vincente, perché uno compra effettivamente ciò che gli più gli interessa per tenere il suo gioco aggiornato. Ne parleremo dopo, è proprio l'argomento che affronteremo tra un po'. Allora, Giacomo... Posso dire solo una cosa? Sì. Scusa, perché c'è Will che dice che nel Football Manager 98 c'era Alberto Belli. Non lo so, io c'ero, perché all'epoca facevo un ricercatore e quindi mettevano i nostri nomi nei giocatori random che venivano creati. Non so se Alberto c'era, io c'ero. Football Manager 98. Scusa, ti lascio la parola, caro Luca. No. Devo vantarmi di questa mia presenza. Non mi ricordo nemmeno più. No, vabbè, nel senso, Giacomo stava dicendo che nella chat stava dicendo che comunque cambiare gli asset ogni anno, soprattutto per quanto riguarda i volti dei giocatori, e poi non è soltanto i volti, perché poi, sai, nel momento in cui tu vuoi creare il realismo, crei il volto identico, crei il modo di calciare, crei i tatuaggi e tutte queste cose qui, quindi insomma di lavoro ogni anno, insomma, ce n'è da fare, anche se potrebbe sembrare un semplice upgrade, un semplice update, effettivamente di lavoro da fare ce n'è e non è pochissimo, però ripeto, mi ci ritrovo tantissimo, cioè mi ci ritrovo molto di più con quello che ha fatto Konami, che ha fatto un discorso secondo me molto chiaro, piuttosto che non come quello che ha fatto FIFA, dove infatti poi adesso senti, ma lo stesso Fabrizio nella nostra recensione ha detto, cioè il gioco è praticamente identico, e questo, cioè, un po' dispiace, perché insomma ti viene veramente il dubbio che loro sono partiti già proprio con questa idea, con la consapevolezza di non riuscire a fare un gioco veramente nuovo, che magari si riserveranno per la next gen, però hanno comunque, non si sono limitati nell'andare incontro ai giocatori con limando il prezzo. Assolutamente, a parte le battute, assolutamente d'accordo. Persino COD si è spostato, Call of Duty si è spostato nella modalità, diciamo, Battle Royale / free to play, cioè nel senso con le stagioni, il discorso della stagione 1, stagione 2, già il numero sul logo della copertina di un gioco sportivo dovrebbe far pensare che appunto la soluzione... Ciao Will! Scusa, ho salutato Will che stava staccando, di pazienza. La soluzione... Ciao.
stagione, ciao, la soluzione, saluto anche con la manina proprio, che la, diciamo la soluzione stagione, quindi stagione 2020, stagione 2021 sia fatta proprio apposta per in realtà essere calzante con questa modalità che ha scelto Konami. Cioè io mi aspetto, ecco, che una, non so, PES o FIFA 2021-2022 sia ha ragione un po' come le stagioni di appunto un Fortnite, per dire, cioè che sarebbe più che lecito. Sì, che però sono gratuite, insomma. Che però sono gratuite, quindi sì, sai, ci sta, va bene. Di business un po' sarebbe un po' problematico, poi comunque anche perché poi insomma le stagioni si aggiornano ogni due o tre mesi, quindi cioè fermo restando che poi comunque sia Konami che FIFA, ma secondo me più Konami da questo punto di vista è sempre molto puntuale, per esempio negli upgrade, comunque negli update, non so se sono mensili o comunque bimestrali, con cui porta nuovi volti migliorati rispetto a quelli che magari ha fatto uscire nella release principale, quindi è sempre molto puntuale nell'aggiornare il suo gioco, anche nella stagione in corso. Diciamo che a questo giro, secondo me, insomma, FIFA non ha brillato molto per carineria nei confronti dei giocatori, ma sappiamo anche benissimo che non è una delle sue caratteristiche principali. E qui ci spostiamo un po' verso l'altro discorso. Dove ci spostiamo, Luca? Dove ci spostiamo? Ci spostiamo nel discorso delle loot box, che è esploso proprio con il problema che ha riguardato, guarda caso, FIFA. Con il suo gioco legato a Star Wars, credo fosse... Sì, scusami, cosa ho detto? Ha detto FIFA? Sì, no, scusate, con Electronic Arts. Sono un po' sinonimi comunque ormai. Per forza di cose, con Battlefront 2, però diciamo che questo modus operandi, purtroppo, insomma, diciamo che si è diffusa a macchia d'olio, e anche se ora sta passando un po' sotto traccia, no? Perché non so se vi ricordate che qualche anno fa quello delle loot box era diventato un problema proprio di carattere politico, se ne era discusso addirittura a Strasburgo, se non mi sbaglio, comunque sì, erano, esatto. Perché erano stati proprio associati a un gioco d'azzardo. Diciamo che dopo il clamore iniziale le cose sono passate un po' sotto traccia, ma le loot box stanno continuando a esistere all'interno del mondo dei videogiochi, e soprattutto ci sono delle politiche di prezzi che sono veramente impressionanti. E YouTube e anche Twitch stanno facendo da cassa di risonanza incredibile, perché tantissimi video riguardano proprio l'apertura delle loot box, lo sbustamento, come viene chiamato, e questo secondo me crea poi un indotto di persone che stanno lì a guardare, a voler partecipare, quindi comprare tutti questi oggetti in game che stanno diventando carissimi. Rimango sempre su Electronic Arts, ultimamente con Simone ci stiamo un po' lanciando su Apex Legends. In tutti i sensi. In tutti i sensi, cioè ci stanno lanciando gli altri in realtà. Esatto. Ci stanno lanciando gli altri. Però se tu vai a vedere, per esempio, quanto costano i personaggi, quanto costano le skin, quanto costano tutti questi oggetti, costano veramente decine di euro. Cioè una skin di un giocatore, magari di un semplice player, ti costa 10 euro. Stiamo parlando di una skin, per quanto ben fatta, per quanto fighissima, quanto vuoi, ma insomma, sono veramente dei problemi. Problemi che Fabio, per il tipo di lavoro che fa, probabilmente ogni tanto magari ti capita qualcosa. Oh, assolutamente sì. Ovviamente non posso andare nello specifico. No, ma assolutamente. Non posso andare nello specifico, però... comunque lavorando per istituti di credito vi posso assicurare che, vabbè, ma lo potete anche leggere sui giornali se fate una ricerca su Google, a quanti genitori è successo di trovare degli addebiti spropositati sulle proprie carte di credito o carte prepagate, per poi scoprire che non era l'hacker della situazione, ma era il figlio che ha utilizzato la carta per Fortnite o simili. Anzi, a me è successo solo per Fortnite, quindi simili non so cosa potrebbero essere, però
Il principio è lo stesso, cioè il principio sì, è fondamentalmente lo stesso. Il principio è sempre quello, mi ricorda molto quello che negli anni 90, all'inizio degli anni 90 era più 1-4-4, cioè non so se Luca se li ricorda, non so gli altri due compagni di viaggio se si ricordano. Pure io. No, perché io conosco gente che ha fatto delle fortune con quelle robe lì, per cui... Vabbè, ma aspettiamo di parlare di me, ora parliamo anche degli altri. No, dicevano se sono attaccati, capito? No, scherzi a parte, comunque si è creato un non più microsistema, ma un macrosistema. E quello è il problema. Che comunque porta... mi spiace dirlo, ma purtroppo una parte di utenza che probabilmente è ancora un pochino troppo debole dal punto di vista della ricezione del marketing, a mettere mano al portafogli per delle cose che poi vanno a intaccare questo portafogli in maniera non indifferente, ecco. Ma secondo me è fatto proprio apposta, è proprio quella secondo me la bastardata. Però sai, la cosa che a me mi lascia sempre abbastanza perplesso, no? È il fatto, se vi ricordate, ci fu un momento in cui il boom della spesa non in tutti, ma in parecchi videogiochi era il fantomatico pay to win, no? Quindi questa cosa sì, di comprare delle loot box dove però andavi a prendere degli oggetti che ti rendevano più forte, più pericoloso, eccetera, eccetera, eccetera. Qui invece la cosa che io reputo assurda è che si parla di cose esclusivamente cosmetiche, cioè esatto, una cosa che va solo ed esclusivamente a caratterizzare il personaggio, ma nemmeno per renderlo, dici, sai, oh, mi sono comprato una skin, un audio in game che quando ammazzo uno mi dice oh, bella robetta seria, capito? Allora dici, cacchio, ce l'ho solo io. Allora, cosa che ti dice, scusa? Robetta seria. Robetta seria. Io la comprerei comunque questa qui. Mi faresti fare un sacco di soldi. Perché potresti diventare un creator. Di audio in gioco per i giochi. No, però per dire, no, era una stupidaggine per dire sarebbe una cosa unica, ce l'ho solo io. Un conto invece è parlare di una skin che poi magari in una partita ritrovi a tutti gli altri personaggi che usano lo stesso tuo personaggio e che quindi perde valore, capito? A me quello è la cosa che lascia perplesso. Quindi non c'è un valore in game all'atto pratico, quindi all'atto del gioco, del gameplay. Eppure però... questo lascia un po' a desiderare. Cioè, però ti dico, da giocatore io mi sono sempre arrabbiato quando mi trovavo davanti quelli che pagando avevano il bonus dal punto di vista del gameplay. Gli scioccioni. D'altro canto, se invece mi trovavo su Street Fighter quello che si era comprato il costume di Zangief vestito da ballerina del 1900, a me, sai, mi ingrifavi. No, Zangief mi è sempre piaciuto di più nudo. Sai, mi toccava molto poco dal punto di vista del giocatore. E quindi io ti dico la verità. Da questo punto di vista, da utente che non compra, perché onestamente sono un utente che non compra, il fatto che non siano bonus in game non mi dà fastidio. Anzi, mi solleva un po', se si vogliono no, come si può dire, Luca, senza essere volgare? Sul inutile, cioè, nel senso, sì, perché io lo dico inutile, ma magari ovviamente è tutto, come si suol dire, diciamo, de gustibus, no? Però, tutti gli effetti, vuoi dirmi come... non lo ricordo nemmeno quando è stata questa inversione di tendenza, sinceramente. È stata sotterranea. Sì, quando ce l'hai avuta l'inversione di tendenza, Simone? Simo, ecco, confessa. Io in realtà è un po', sai, è il mood, fa un po' a seconda dei periodi. No, okay, comunque, liquido, Simone. Comunque cioè, il grosso del problema è che, come stava appunto dicendo Giacomo in chat, che per alcune classi di giocatori diventa un qualcosa di elitario, cioè, o comunque che ti diversifica, io ce l'ho e tu no, ed è proprio lì che poi innesca il desiderio comunque da parte degli altri di dire
ce l'ha lui, lo voglio anche io. E lì, appunto, capito, cioè, arrivi a valanga su... cioè, allora, io mi ricordo quando è successo, un paio di anni fa, forse se lo ricorderà anche Fabio, che postai su Instagram, sul nostro Instagram, che all'epoca aveva 4 gatti, adesso sono 6. Sempre per stare in tema di DCPM, sì. No? No, non so se te lo ricordi, Fabio, avevo postato una foto del Note, forse era il Note 9. Sì, assolutamente, okay. Mi ricordo. Allora, io non lo sapevo, perché onestamente non lo sapevo, ma quella edizione del Note 9 dava in omaggio una skin di Fortnite. Voi non avete idea. Massacrato ti avevano. Non avete idea di quanta gente ha scritto, ma dall'altra parte del mondo, ragazzi, cioè gente dall'America, dal Sud America, mi ricordo. Gente che mi diceva: "Per favore, dammi il codice per sbloccare quella skin". Una roba pazzesca. Veramente una roba pazzesca. E purtroppo veramente, cioè, si stanno creando, secondo me, tanti piccoli zombie. Adesso Fabio ha portato l'esempio del fatto che effettivamente poi leggiamo molto spesso anche nelle news che postiamo di veri e propri casi emblematici dove ci sono addebiti importanti nelle carte di credito, ma la cosa più sotterranea è quando invece comprano le carte ricaricabili nei vari negozi, GameStop e via dicendo, quindi il denaro viene fuori contante ed è molto più difficile poi avere traccia di quello che si è fatto. Tant'è che, insomma, molte persone che magari lavorano da GameStop dicono: ne vendiamo veramente tantissime di queste ricariche per Fortnite. Quindi c'è un giro d'affari veramente clamoroso. E quello che dispiace è che è un marketing che è studiato proprio apposta, con dei meccanismi proprio precisi, chirurgici, per entrare a gamba tesa all'interno di questa fetta di pubblico. E quello che mi dispiace è, appunto, vedere su YouTube tutto questo seguito che ci sono, che c'è di creator, così si chiamano, che non fanno altro, appunto, che innescare ancora di più questo meccanismo. E secondo me tanti di questi sono foraggiati dalle varie aziende che gli dicono: se fai un video ti do X in crediti. Sono convinto di questo. Quindi vabbè. Sì. Sono cose giustissime, sia quelle che dici tu che anche quelle che ha scritto Giappomo, secondo me, perché si parte dalla base che la maggior parte dei giocatori che si lasciano trascinare un po' anche da queste spese continue sono piccoli, se non piccolissimi, cioè, quindi anche l'idea di quello che diceva Giappomo legato al vanto e al fatto di doversi mostrare più fighi o doversi vantare, diciamo, di avere la skin più bella che se costa n.000 euro, tanto non è un problema mio, è un problema del papi che paga con la carta di credito. E lì a monte, secondo me, c'è proprio il problema che è paragonabile, veramente non scherzo, a quello che potrebbe essere il tema, non so, della violenza sui videogiochi, cioè, nel senso che se un papà lascia la carta di credito a un figlio o dei soldi senza sapere poi dove li spende e che cos'è un Fortnite di turno e che cos'è una skin, fondamentalmente è un problema non tanto distante da quello del lascio un figlio a giocare GTA mentre uccide la gente, per dire. Cioè è una cosa molto, molto delicata e molto potente. Tra l'altro sto vedendo proprio adesso sul web che il fatturato, come molti sapranno, che Fortnite, per esempio, facendo un caso esempio così, guadagna un sacco di soldi. Sto vedendo Fortnite incassa 3.000 e rotte euro al minuto. Al minuto, sì. Cioè, che è una roba pazzesca, e sapendo che la gran parte di questi soldi proviene proprio da queste transazioni, in sostanza. No, avviene unicamente, perché poi, essendo un gioco gratuito, capirai che, insomma, è solo per quello. Giacomo dice: ma secondo il vostro parere le microtransazioni sono un male necessario per i pochi a beneficio dei tanti e dell'industria? Guarda, secondo me, onestamente, no. Se devo essere onesto, ti dico la verità, no, perché se io vado a vedere, vabbè, rimango nel tema che stavamo dicendo prima, FIFA di quest'anno, identico all'altro, vorrei capire quanti soldi sono entrati in microtransazioni tra le edizioni 20 e 21, ma anche tra la 19 e la 20, per dirne una, no? Io credo che ormai questo dire che le microtransazioni sono
necessaria, perché altrimenti con i soli mezzi, cioè con il solo acquisto del gioco, non ci si rientra più nelle spese. Io francamente non ci credo nella maniera più assoluta. Cioè, immagino che ci siano casi e casi, però la maggior parte, come diceva Luca, cioè se pensiamo a quante carte sono state svustate nel foot di FIFA, ragazzi, mi piacerebbe avere i dati, ecco, mi piacerebbe guarda, secondo me sarebbero veramente clamorosi, secondo me sarebbero veramente clamorosi. Però se continuano su questo versante, secondo me un motivo c'è. Secondo me un motivo c'è. Poi, assolutamente sì. Ma... Io sarei assolutamente del parere che, cioè, mi piacerebbe ritornare un po' all'antico con il gioco e poi, più avanti, un DLC di espansione che magari si compra, si acquista, se il gioco ti è piaciuto, se ti ha convinto, eccetera, eccetera. Ma tutti questi intermezzi delle microtransazioni... francamente un po' mi disturbano. Poi è ovvio che uno dice, vabbè, se ti disturba non li compri, non ne usi, mi sta bene, cioè, per carità. Però il problema è che, appunto, come stavamo dicendo prima, è fatto apposta per andare a toccare una parte di utenza che purtroppo è più sensibile a questo genere di cose, come quelli che si comprano in Neon, capito? Sì, posso tornare un attimo su PES? Come no? Discorso su PES, poi chiedo il parere anche a Simone e a Fra. Mi ho parlato sulla recensione, è uscita questa nuova edizione dove praticamente è la base di PES, ormai è diventata come la base di FIFA, cioè in FIFA quello che più attira è il foot, dove tu compri queste carte, ti costruisci la tua squadra di campioni. In PES la base è il MyClub, dove tu, tramite crediti che ti guadagni o che ti compri, costruisci la tua squadra tramite pescate di settimana in settimana. Ci sono diverse tipologie di pescate, giocatori europei, giocatori di questo o quell'altro campionato. Ecco, e secondo me il grosso errore di PES quest'anno è stato di mettere in vendita queste edizioni dedicate alle squadre, dove tu dentro trovavi già la squadra fatta. Ti faccio un esempio: se tu, Luca, compravi a 34 euro la versione normale, partivi da zero e ti costruivi la tua squadra da zero. Se tu aggiungevi 5 euro e ti compravi l'edizione griffata di una squadra, avevi già per il MyClub la squadra fatta da questa squadra qui. E ovviamente, se tu adesso vai online su PES, ti trovi quasi tutte Juventus e Barcellona, perché ci sono Messi e Ronaldo. Caso strano. Esatto, no? È difficile. L'Arsenal, ad esempio, non lo trovi, anche se c'è l'edizione anche dell'Arsenal, per farti capire. E secondo me questo ha devastato il gioco online di PES, perché tu ti trovi, certo, all'inizio, se non sei tifoso, se non hai voluto aderire a questa cosa qui, o se ti piace comunque il sistema di pescate, ad avere avversari che hanno già la squadra fatta dal portiere all'attaccante. Questo secondo me è stato un autogol terribile. Io ho tolto un po' di voto al gioco per questo motivo, onestamente. Secondo me questo uccide il gioco, ragazzi. Sì, sono assolutamente d'accordo con te, e vanifica in parte il discorso che stavamo facendo prima. Assolutamente sì. Io, tu sai benissimo quanto io sia un giocatore di PES accanito. Ho fatto tornei all'epoca, quando avevo più tempo, ho vinto tornei a livello italiano, non a livello più alto, per l'amor di Dio. E hai perso tornei in finale, tanto per dirlo. Di FIFA, però. Di FIFA, però, è vero. Di FIFA, però. Ho perso tornei in finale, ma di FIFA. E... però quest'anno, per quanto il gioco avesse una buona base di gameplay, arrivare lì, andare online, trovarmi io con la mia squadra di mentecatti, dall'altra parte la Juventus, mentecatti. Ma è quello il bello, perché tu inizi con i mentecatti, inizi a pescare e poi ti fai la tua squadretta, e trovarmi il giorno dell'uscita del gioco gente che aveva già il Barcellona e la Juventus completi, capisci che ti taglia un, certo, po' le gambe. Perché tanto poi, insomma, è sempre il solito fatto
il solito trucchetto, no, che si usa in qualsiasi compravendita, cioè ti propongo un prezzo di base basso, ma per soli 5 euro in più puoi avere già questo bonus non da poco, e chi vuoi che ci rinunci? Tu, ovviamente. Luca, avresti rinunciato per 5 euro in più alla mountain bike con cambio Shimano? Esatto. A 16 rapporti. A 16 rapporti, ma stai scherzando? 16 Luca, rapporti. 16 rapporti, quando mai li hai fatti? Ma neanche col cambio Shimano, capito? Parliamo ovviamente su base annuale, giusto? Beh, vorrei vedere. Ok. Tipo Simone, allora, faccio un esempio, poi non voglio portarla troppo per lungo. Tu adesso stai provando Baldur's Gate, ok? Esce Baldur's Gate, arrivi al negozio dove lo compri. Ora io non so se tu compri da fermata gioco, non mi interessa, ok? Fermata gioco. E lì ti dicono: guarda, se mi dai 5 euro in più tu puoi giocare a Baldur's Gate, però appena inizi hai già la spada del dio del fuoco che lancia palle infuocate, però funziona soltanto multiplayer, così ammazza tutti. Molti capisci che accetterebbero e ti girerebbero un po', insomma. Certo. Perché poi, appunto, tra l'altro, va a solleticare queste persone qui che dicono: cacchio, così parto subito in pompa magna e divento il ras del quartiere, capito? Poi alla fine le cose vanno veramente a finire così. Ma che poi, se ci pensate, è quello che avviene per la stragrande maggioranza di giochi mobile. Esatto, bravissimo. Ma infatti è nato proprio lì, il discorso è nato proprio sul mobile. Bastardi. Vabbè, è un modello di mercato che però funziona, il discorso della microtransazione. Sì, sì. Dal micro è diventata macro, però il concetto è proprio quello, no? Certo, sì, che funzioni, guarda, questo è fuori di dubbio, perché te l'ho detto, ci sono... Ma che poi uno dice, come Fortnite, per esempio, io non ti faccio pagare il gioco, devo vivere in qualche modo... magari per 100 giocatori che spendono ce ne sono 800 che non toccano un euro, e io comunque in un modo o in un altro devo andare avanti. Però ci sono anche quelli che non solo ti fanno comprare il gioco completo e lo paghi quello che lo paghi, in più ti buttano dentro anche questo sistema dove magari un euro qua, un euro là, a destra e a sinistra, e poi alla fine insomma si fanno fatturati incredibili. Va bene. Io ho accusato proprio questa aggiunta delle microtransazioni nella saga che in assoluto che è Mortal Kombat, praticamente nell'ultimo, che è un gioco comunque fantastico. Cioè, bravo. Bella città. Però lì veramente, cioè, ho accusato pesantemente, più che dell'idea del soldo, cioè, diciamo, dello spendere dei soldi per fondamentalmente quelle che sono delle o fatality facili, che è già una roba che secondo me va proprio, è anti Mortal Kombat a prescindere, però al di là del fanboismo legato a questo franchise, ruota tutto attorno un po' alle skin, ma secondo me ciò che c'è di sbagliato lì è il sistema un po' troppo randomizzato dell'ottenimento di queste skin, cioè, quindi alla fine tu paghi per averli subito, come tutti gli altri giochi di tendenza ovviamente che sfruttano questo sistema, che va un po' a cozzare con quella che secondo me è la filosofia di Mortal Kombat, perché da un lato all'inizio mi ha gasato l'idea di potersi personalizzare il proprio Scorpion, il proprio personaggio a prescindere, il proprio insomma Sub-Zero, eccetera eccetera, però ecco, questo continuo randomizzare tutto e mettere a pagamento qualsiasi pezzettino, poi lì c'è veramente un mischione totale di oggetti e skin che si possono aggiungere, non so, la fascetta, gli occhiali e quello e quell'altro, che lo rendono molto più simile a quello che è un po' il trend di oggi. Siccome girano tantissimi soldi, l'abbiamo detto tante volte, dietro questo discorso delle microtransazioni, microtransazioni, cioè non dimentichiamoci anche di quello che è successo recentemente tra Apple ed Epic Games, cioè con Fortnite, che poi si parla di violare
si parla di violare dei diritti, eccetera, ma in realtà fondamentalmente il problema principale sono i soldi che ci sono dietro, certo. Perché queste microtransazioni generano un fatturato allucinante, quindi cioè non è tanto una questione legale, ma è più una questione, diciamo, no, economica, ovviamente. Assolutamente. Mm-hmm. Perché comunque Apple si voleva trattenere il 30% di queste microtransazioni e ovviamente insomma, certo. Epic ha detto anche no. Quindi, sono dei milioncini. Oh, assolutamente, senza fare niente poi, tra l'altro. Infatti. Senza fare niente. Ragazzi, se non avete altre cosettine da dire, farei il giro finale, dove vi chiedo cosa state giocando in questo periodo e poi saluterai i nostri ascoltatori. Che ne dite? Assolutamente sì. Yes. Giro finale, Franz, stavi già parlando, e allora me lo dici tu cosa stai giocando in questo periodo? Allora, io sto giocando in questo periodo a Fortnite. No, vabbè ragazzi, è stato bello, la furtata di Onda Ludica finisce qui, Dai, stai giocando a Fortnite, per davvero? No, sto giocando, okay. Sto giocando in realtà. È un gioco bellissimo secondo me su Nintendo Switch, essendo un indie, cioè, quindi apparentemente diciamo molto semplice, che si chiama What a Golf, che è un gioco di diciamo una sorta di puzzle game un po' strano, ma molto molto figo, molto bello, era molto originale. Ricorda un po', non so se vi ricordate, per PSP anni fa, Loco Roco, un gioco che uscì proprio all'inizio, così del lancio. Ricorda un po' come stile visivo quello lì, però diciamo che è molto più, secondo me, un po' più geniale, ecco, come studiato. Cioè è un golf non golf, diciamo che è un golf non noioso, ecco, è un golf super divertente. Cioè non è come ammazza che ammazza, ecco. Sì. Ti consiglio Ferro 5. La palla è nel parcheggio. Sei un pirla, Fabio. Vabbè. L'hai comprato sullo store? Lo hai... Sì, perché credo che esista solo in digitale. Sì. Ok, me lo segno come What a Golf, che sta un po' di What the fuck. Sì, sto guardando adesso il video, sembra effettivamente molto, molto interessante. Deve adattarsi anche molto bene al gioco nella versione non televisore, quindi solo sul portatile video. Sì, sembra molto carino. Simone, sei ancora vivo? Sì, io vi ascolto. Io sto giocando a Remothered, Broken Porcelain. E basta? Beh, niente. No, basta. Perché io sono giorni che ti guardo. Calcola che io poi ho continuato pure senza che mi guardavate. Calcola che l'early access è stato una bella esperienza. Solo che oggi lo calcolo. Però oggi mi hanno dato una notizia che non mi è piaciuta. Si può sapere questa notizia? I salvataggi non saranno compatibili col gioco completo. No. Quindi, ma veramente? Ho fatto un quit rage. Brutta roba. Quante ore ci hai giocato finora? Provando le varie cose, ora sono 22. Scusa, abbi pazienza, si sta parlando di Baldur's Gate 3, eh? Ok, se qualcuno fosse arrivato adesso. 22 ore? 22. Sì, ma considera che c'è pure da dire che diciamo la rosicata più grossa è che l'abbiamo cominciato in cooperativa in tre, e il fatto di sapere che poi non potrei andare avanti un po' ci ha smorzato l'entusiasmo. Ma secondo me è pure una cosa, forse torneranno sui loro passi. Però vabbè, nel frattempo abbiamo provato, tanto hanno confermato che metteranno nuove classi e probabilmente anche nuove razze al day one, quindi vabbè, poi dici, sai, l'occasione fa l'uomo ladro, magari provi run diverse con scelte diverse, te tieni. Guarda come sta cercando di non piangere. sta tenendo duro. L'ho detto, ma io ieri sera non dico che i vicini di casa hanno sentito il grido smesso, bravissimo, proprio a Lord Vader, no? Padme è morta. E io lì
Ci vuole, come che si dice, come quella frase in romanesco per dire ci vediamo fuori, no? Come che era? T'aspetta al varco. Ragazzi, mamma mia. Un mail agli sviluppatori, sì, proprio scrivendo solo come oggetto mail, quello. Se vediamo al varco. Al varco. Mi hai tolto comunque la chiusura che volevo fare della diretta. Allora se vedevo Arbarco, allora. A Genova siamo molto più scialli di voi, però. Allora, io prima di dare la parola a Luca, io dopo, vabbè, Ride 4, c'è la mia recensione su Insert.it, è andata a leggere, mi è piaciuto veramente tanto, abbiamo fatto anche delle dirette. Adesso mi sto rilassando in attesa della prossima recensione, che Luca ancora non mi ha dichiarato, e mi sto rilassando arriverà sicuramente. Mi sto rilassando con il remake remastered di Final Fantasy VIII. È un gioco che non ho mai finito all'epoca e ho deciso di mettermici adesso. Quindi non finire anche adesso. Non lo finirò nemmeno adesso. Sto giocando sia a velocità per 3 perché c'è la possibilità di giocare. Gli incontri. No, mamma mia. Ammazza, non hai levato gli incontri. E come faccio a crescere? Come fai a crescere? Senza gli incontri non sono cresciuto, no? Beh, levi random. C'era l'opzione per fare solo le boss. Esatto, fight. Però immagino che si arrivi veramente troppo scarsi alle boss fight, anche perché all'epoca non l'ho finito proprio perché sono arrivato a una boss fight dove ero troppo debole e ho lasciato perdere, poi è arrivato altro, quindi... No, beh, però ecco, Final Fantasy, diciamo che quella, la parte proprio, la velocità ti permette di non morire veramente sotto atroci sofferenze. Io lo ricordo, guarda, ricordo solo le camminate fuori dal Garden di Balam. Bravo, ma poi anche la quando evochi le Guardian Force. Madonna. Perché vabbè, però quel tempo tu perché... forse non hai ancora fatto le junction, perché quello le Guardian Force, infatti quando evocavamo Alexander era l'unico momento in cui potevi premere quadrato con una grazia umana che non dovesse essere quella tipo del pazzo psicotico che ha tipo i tic, perché tu lo sai che se premi quadrato tante volte, vabbè, io perché lo giocai su PlayStation 2, no? Se premi quadrato velocemente il Guardian Force otteneva più energia dell'attacco. Non sono ancora arrivato evidentemente a quel punto lì. Allora ti ringrazio per avermi rovinato il gioco. E che te l'ho rovinato? Per migliorare l'attacco, anzi te l'ho semplificato. E passo la voce per le porci. Per le porci. No, allora, io ho giocato, vabbè, a questo giro lo posso dire perché ovviamente è scaduto l'embargo, ho avuto la possibilità di provare per 4 ore Watch Dogs Legion. Bella, ma sul serio? Assolutamente sì, piaciuto veramente tantissimo, abbiamo fatto anche un live insieme a Simone, è piaciuto veramente tantissimo, già a me era piaciuto molto il 2, quindi diciamo che ho ritrovato stesso tipo di gameplay, stesso tipo di approccio del 2 applicato a una nuova città come Londra, insomma realizzata secondo me molto bene, con un senso dell'umorismo molto sottile, però poi alla fine ci sono delle tematiche di fondo secondo me molto importanti, quindi è uno di quei giochi che in mezzo a tante cazzate poi comunque ti lascia un pensiero di fondo che insomma un po' ti rimane dentro, quindi questa è una cosa molto, molto positiva. Secondo me mancano 15 giorni all'uscita, non vedo l'ora perché è uno di quei giochi che veramente mi voglio giocare. E poi proprio recentemente dovrebbe uscire la recensione domani, Age of Empires 3, la Definitive Edition. finalmente ce l'hai fatta. La recensione di Age of Empires 3. Esatto. Sono anni che non ne parlo. No. Dai, sono anni che sei dietro, che lo vuoi, che lo brami. No. E adesso io voglio Age of Mythologies rifatto. E poi l'Empire Art. No, Empire Art non l'ho mai sopportato.
non l'ho mai sopportato. No, mai, assolutamente. Io speravo che fosse un nuovo... No, aspetta, però Empire Earth non era di Microsoft. No, era un'altra cosa. No, c'era un altro strategico di Microsoft, che era Rise of Nations, non so se ve lo ricordate. Sì, me lo ricordo, era in 2D però. Esatto, io speravo ai tempi che fosse una costola, diciamo, di Age of Empires, invece era proprio una cosa completamente diversa e non lo sopportavo. No, però Age of Empires, anche appunto il 3, la Definitive Edition, veramente molto bello, anche se tecnologicamente era il più avanzato dei tre, il più avanzato uscito ovviamente, perché è uscito nel 2005 se non ricordo male, però sono riusciti veramente a fare un ottimo lavoro dal punto di vista grafico e anche dal punto di vista della fisica, nei vari combattimenti, nei palazzi che si sgretolano, tutte queste cose qui, molto bellino. In più costa 19 euro soltanto, ha il gioco di base, ha le due espansioni ufficiali uscite, e poi ci sono due nuove civiltà giocabili, per cui effettivamente, anche se uno, e io da qualche parte ho la scatola di proprio di Age of Empires 3, però secondo me vale la pena, per un prezzo così basso, riprenderlo e rigiocarselo. Assolutamente sì, solo su PC, giusto? Vabbè, dai, è uno strategico, non sminuiamolo. Però dici che forse uscirà anche per Xbox Series X, non so, cioè, ma se si decidessero, no, secondo me no, perché comunque non è un gioco da console a prescindere. Di sicuro, se si decidessero a implementare, in grazia di Dio, tastiera e mouse, boh, magari, ma è da un miliardo di anni che lo dico. Magari si potrebbe anche pensare a una cosa del genere su console, però non so quale potrebbe essere la risposta del mercato da questo punto di vista. Boh, io lo sai, Luca, che sto aspettando per console Iron Harvest, quindi insomma. Sì, però vedi, è un po' come diceva Alberto, quando tu crei un gioco, Alberto dice noi l'abbiamo pensato direttamente su console, però in questo momento magari se uno pensa a creare un gioco strategico come Iron Heart, allora inizia già a pensare alle possibili evoluzioni o quello che deve fare per poi portarlo anche su console. Ai tempi le console erano completamente fuori dalla mentalità di chi sviluppava un gioco per uno strategico per PC, quindi ci hanno provato centinaia di volte a portare gli strategici anche su console, ma hanno sempre fallito miseramente. Quindi non ci farai tu la recensione di Gears Tactics, vero? No, l'ha già fatta Simone. L'ha già fatta Simone. Però vedi, quello è già un tipo di strategico diverso. Esatto, sì. È già una cosa diversa. Ma vi ricordate Homeworld? Caspita. Aspetta, ridimmelo, che non me lo ricordo. Homeworld. Homeworld sembra un po' una napoletana. Homeworld è fantastico. Homeworld, Homeworld anche era bellissimo. Anche lì hanno fatto una remastered e anche un seguito che si chiama Dune qualcosa, non mi ricordo. O Desert, non mi ricordo. Vabbè. Però molto figo veramente Homeworld. Sì, Homeworld era veramente molto molto bello. Era Fabio, era ambientato nello spazio, c'era un casino di navicelle. Ok, sì. Che si muovevano ogni volta lasciavano la scia luminosa, era una roba pazzesca. Non lo ricordo. Diciamo che a livello artistico, ma anche mi ricordo di in 3D era, così, non ricordo. Sì, era 3D. Era pazzesco anche a livello proprio, diciamo così, artistico proprio in generale, perché secondo me per uno strategico, almeno per l'epoca, aveva portato qualcosa di cinematografico in più, cioè non era soltanto un gioco strategico spaziale, basta, freddo, insensibile, senza emozioni, anzi era molto, molto cinematografico anche nelle musiche, in tutto proprio. Sì, senza dimenticarci che già il primo Command, anzi
Sì, no, il primo Command & Conquer aveva era molto cinematografico, perché c'aveva tutti i filmati, gli attori proprio, gli attori, esatto, per gli attori. La colonna sonora è rimasta veramente nei cuori dei giocatori. Vabbè, ma perché parlo con voi? Da Moretta. Dai, questo qua è l'argomento che può essere. Siamo tra i pochi, ragione Simone, che di Moretta, quindi giusto, grazie ragazzi, va bene. Va bene ragazzi, allora noi vi ringraziamo per la vostra compagnia, questo era ovviamente Onda Ludica che è tornato e non ha assolutamente nessuna intenzione di andarsene, quindi ci rivediamo a breve, voi seguiteci sui nostri canali e ovviamente sui canali social, Twitter, Facebook, Instagram, c'è Luca che balla su TikTok, mi raccomando non perdetelo, esatto, perché è uno spettacolo, esatto. Ma principalmente www.gamester.it, se no andate su tiscali.it alla voce videogiochi. Scusa, io sono un po' straniero quando... No, fai benissimo, mi prendo la palla al balzo per ricordare che ormai praticamente siamo con Onda Ludica, siamo un po' dappertutto, perché oltre che su Spreaker ormai siamo anche su Spotify, siamo su Google Podcast, praticamente dovunque ci proviate dovreste trovare Onda Ludica, più o meno. L'unico ancora è su iTunes, che ha dei tempi biblici, ma da tutte le altre parti ci siamo, per cui insomma... Assolutamente sì, mi raccomando, voi restate in Onda Ludica. Bella. Grande, grandissimo. Vero, che tristezza. Ovviamente, come al solito, a farmi compagnia c'erano il buon Frank, che è arrivato un po' in ritardo, ma oggi ti perdoniamo. Grazie mille anche per il perdono. Buonanotte a tutti comunque. Dai, vieni a prenderti il perdono. C'era Simone. Non andare, Frank, non andare. Non andare. No, non certo. Andare, non andare. Avendo visto Gomorra, so assolutamente che tipo di perdono è. Però da lui ci andrei comunque, mi fido, dai, volevo fidarmi. Bravo ragazzo, bravo. Simone, da Roma Nord, che ci saluta. Vigorosamente. Arvarco. Arvarco. Sempre Arvarco. Che brutta città che siete, da noi è una cosa così tenera. Ma va. Vabbè, non vi dico che c'avete, dai, su, dai. E naturalmente il nostro grandissimo Apollo Creed, Luca. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ci sentiamo ragazzi, buona serata e buona Onda Ludica. Ciao. 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 Ciao.